Perché mi è venuto in mente questo negli archivi? Perché Carlo Delle Piane, che, a cui è morto un fratellino da piccolo, e a cui dice la voce fuori campo, lui non è estraneo, lui è responsabile della morte di questo fratellino, va in cima a questo campo di grano e chiama il fratello morto. E dopo un po', prima non arriva, come avete visto c'è una specie di via ferrata un po' pascoliana che si muove, c'è una specie di incantesimo, arriva il fratello morto e lui dice: ho trovato le nostre conchiglie, ti ricordi quella che la mamma ci aveva preso, quella dell'Adriatico e quella del Tirreno, e gliele fa vedere. Ecco, mi pareva che il piccolo archivio di Carlo Delle Piane, del fratello, che porta al fratello morto le conchiglie che lui ha ritrovato in un gioco di infanzia, sia prima di tutto una scena abbastanza abatiana e piena del suo spirito un po' magica e un po' sulla memoria e così via, e poi è anche abbastanza significativa del concetto di archivio, l'archivio come memoria, come ritrovamento di cose. E perché il motivo per cui, quando abbiamo deciso di fare questa serie sull'archivio, io ho detto subito: per il cinema chiamiamo Tullio Abati, non perché poi lui oggi è qua e dirà ovviamente quello che vuole e potrà dire anche delle cose tecniche sugli archivi del cinema, ma perché per me rappresenta un po' il lato poetico dell'archivio. Ne abbiamo già parlato anche negli altri due incontri. Luca Carboni degli Archivi Vaticani l'altra volta diceva: io ho fatto l'archivista perché mi ha permesso di vivere moltissime vite. Ecco, la frase vale ancora di più per chi fa il regista e lo scrittore e scrive i film e li mette in scena. E poi perché la memoria è un po' sarebbe più da titolare gli archivi della memoria che non del cinema, è un po' la musa di Abati da sempre. Questo struggimento che già si vede in questa prima scena, che purtroppo però lui stesso lo ricordava, e questa è la parte più triste della cosa, racchiude un po' tutta questo cortocircuito, l'idea che nel cinema, e in particolare nel cinema di Tullio Abati, il passato e il presente si tengono insieme. Carlo Delle Piane parla con il fratello morto e non ci sono problemi, perché al cinema lui può benissimo prendere un bambino e fargli fare il fratello morto, e quindi quello che non succede nella realtà di una convivenza, un ritorno del desiderio, renderlo concreto, può accadere nel cinema. Ecco perché è qui con noi Tullio Abati, che io ringrazio perché è naturalmente pieno di impegni e di progetti come sempre, e è arrivato con un treno delle 16 a Campiglia Marittima e riparte stanotte stessa per Roma, neanche dorme qua, per cui si è ritagliato questo pomeriggio per essere con noi. Io lo ringrazio come sempre e passo la parola a Monica Pierolivo per i saluti convenzionali, e poi non li vuoi fare, non li frega niente, saluta la gente dopo, saluta quando si può dire. Passo subito la parola a Tullio Abati e appunto gli archivi del cinema, questo titolo l'abbiamo messo siccome noi non abbiamo parlato, ci siamo appena visti, e questa scena che ho scelto, prima di tutto, come fai a non ricordarti una cosa del genere? Ma la bellezza della mia professione è quella di poter rivivere con un tasso di verosimiglianza, di verità notevole, non ridotto, gli eventi della tua vita. Racconto spessissimo durante i miei incontri di quella che fu una storia d'amore che ho visto nutrire nei riguardi di una ragazza di Bologna che si chiamava Rita Donzelli, via Porta Nuova 59 per la privacy, della quale ero follemente innamorato. E grazie a un miracolo di un concerto del Modern Jazz Quartet, che era un gruppo di jazzisti, un quartetto di jazzisti chicagoani neri, che suonavano una musica jazz molto, molto educata, molto classicheggiante, molto bacchiana, che vennero a suonare al Comunale di Bologna. Io riuscii, rubando i soldi dalla borsa di mia madre, a comprare un controllo di seconda fila, siccome era un momento in cui tutta la Bologna bene doveva esserci, e chi non c'era non contava, le città di provincia avevano queste prerogative. Io riuscii a comprare queste due poltrone e riuscii a convincere questa Rita Donzelli a uscire finalmente con me.
e a portarla in questo teatro e a vivere con lei questo concerto. Lei, io cercai almeno di prendere una mano durante il concerto, lei si rifiutò, insomma, a livello di resa pratica, affettiva, sentimentale, fu prossimo allo zero, quindi il risultato fu modestissimo. Però se non altro è riuscito con la più bella di Bologna, l'avevo portata e la città aveva visto che io stavo quella sera a teatro in terza fila con la più bella ragazza di Bologna. Poi la compagnia a casa, pensai che almeno sotto il portone, davanti al portone, visto il mio investimento notevole, aveva un bacio da Dio, un bacetto, una cosa. Invece lei, nel momento in cui mi protesi per baciarla, si scansò e io baciai il bavero della sua giacca, e chiuse il portone, disse grazie e scomparve. Quando io questa sequenzina l'ho messa in un film, il finale è diverso. Cioè tutta la parte che arriva al portone è assolutamente così, cambia il momento davanti al portone, perché nel film che ho ricostruito facendo dire esattamente le cose che dicemmo, facendo fare le cose che facemmo agli attori, delegandoli a essere noi stessi, nel momento davanti al portone lei si fa baciare. Quindi io ho falsificato la mia memoria, la mia autobiografia. Vedo che è anche un mio libro, e anche molte volte anche in questo libro io ho preferito avere un passato diverso, perché con il mio mestiere si può scegliere di avere un passato diverso. Con nessun altro, se fai lo ostetrico, il ginecologo, o se fai commercialista, non puoi mentire sul tuo passato, è difficilissimo illuderti di avere un passato diverso. Ma se fai il cinema, uno, vorrei dire, il riferimento più elevato, più nobile è Federico Fellini, che credo che abbia mentito su ogni fase della sua vita. Abbia mentito soprattutto a se stesso, perché queste sono menzogne che noi diciamo noi stessi, raccontiamo noi stessi. Allora, l'avere fatto spazio, cioè aver in qualche modo cancellato questa sequenza, che ho visto apprezzandola perché non mi appareva più mia, ecco, l'ha fatto sì che abbia potuto occupare quello spazio con altri ricordi successivi, con altre cose che ho immaginato successivamente. È evidente che se ricordassi tutto non ci sarebbe più spazio per niente. Quando poi ti lascio. No, abbiamo fatto te, non è che si parlo io. No, ti vedevo scalpitante, allora pensavo che dovessi intervenire. Sento sempre il professore quando parlo con te. Uno della commissione della maturità. Allora, quando io racconto della vita, ne so tanto, perché avendo fra un mese, anzi, mi fate gli auguri, mi fa piacere, il 3 novembre 79 anni, quindi sono grazie. È un'età che legittima le persone a parlare della vita, perché prima, quando avevo 50 anni, io ne sapevo un po' della vita, ma non abbastanza quanto ne so adesso, e non è ancora bastevole quello che so adesso della vita, perché secondo me devo ancora capire qualche cosa. Allora, quando racconto della vita, dividendola, non vi voglio annoiare, dividendola attraverso un percorso che in campagna si definiva scollinamento, cioè la vita è come una collina, tu la sali, poi a un certo punto cominci dall'altra parte, dove è scollinato, e cambia tutto, cambia la polarità. Proust, la Madeleine di Proust, lui scollina nel momento in cui intinge il biscotto del tè, e lo assaggia e sente questo sapore, lui sta scollinando, sta cambiando polarità alla sua visione delle cose del mondo, sta facendo subentrare il ricordo. Ma quale tipo di ricordo subentra nel momento in cui scollini? Perché ognuno di noi scollina a un'età diversa, ci sono degli eventi. Io ho scollinato nel momento in cui, me lo ricordo benissimo, la notte in cui scollinai. Ero a Rimini, al Bandiera Gialla, facevo uno show per la RAI, per Vivi Vallandi. Tornato in albergo, ho preso il libro che stavo leggendo in quei giorni, l'ho aperto e mi sono reso conto che non riuscivo a vedere, ho dovuto accendere una seconda visione. Il giorno dopo sono andato a un oculista e ho ordinato un paio d'occhiali. In quel momento si è avviato un momento di divaricazione fra il mio io e il mio fisico, tra quello che io sono
e il mio fisico. Il mio fisico ha incominciato a non seguirmi più con la prontezza con la quale non aveva seguito fino allora, in cui era totalmente tutto coincidente, quello che ero, quello che pensavo e quello che facevo. Il pallone era là, io ero là, col pallone. Adesso se il pallone è là, io prima che mi muova la vado a prendere, passano 10 minuti, forse non ci vado, perché dico forse non ce la faccio ad andarci. Quindi il mio fisico è andato da tutt'altra parte. Allora lo scollinamento fa sì che nella prima fase del rientro, quando ti rendi conto che la parte del tuo vissuto è stata estremamente più straordinaria di quella che ti aspetta, perché lo scollinamento è questo, è comparare quello che hai vissuto e che non hai guardato e non hai apprezzato, che incominci a apprezzarlo, ecco gusto, e incominci a ricordare, e incominci ad avere nostalgia della tua giovinezza. E questo è il primo tratto, la prima metà del rientro. Ma io pensavo di finire lì, che non ci sarebbe stata la quarta parte dello scollinamento, l'ultima, quella nella prossimità dei titoli di coda, alla quale, e questo devi stare attento, guarda. Io ascolto. No, ma molto attento. Non devi leggere. Alla quale al ricordo e alla nostalgia della giovinezza si sostituisce un altro ricordo, un'altra nostalgia, che è quella della tua infanzia. Completamente diversa. Tu vuoi tornare, c'è un capolavoro, che è Il posto del fragore, di Bergman. Ecco, almeno due l'hanno visto questo, tre, quattro, ci mancherebbe. No, sono timidi, ma l'hanno visto quasi tutti. Cinque, sei. Ieri l'altro a dove ero, non mi ricordo, Firenze, non mi ricordo. Su 250 persone alle quali avevo chiesto se avevano visto Otto e mezzo, in 16 hanno detto di sì. Secondo me 10 mentivano, ma insomma 16 hanno detto di sì. Quando ho detto Il posto delle fragole, su 250 nessuno ha detto. Giuro. Ma lo fece a lui 30. Sì, no, io prima no, eravamo in tanti. Io l'ho fatto diverse volte Il posto delle fragole, dei corsi di cinema che faccio in zona. Ah, bravo. Perché, grazie a Fabio. Dove sono andato io? Fabio non c'è. E purtroppo i vostri fratelli non sanno cos'è. Allora questo rientro a casa, che è la vita è a un certo punto nella regressione, che non è demenza senile, è regressione, è ritorno. Tu riassumi tutte quelle che sono le prerogative di quel bambino che sei stato e ti avvicini sempre di più a quel bambino che è partito da qua per fare compiere la sua elisse, ti avvicini sempre di più fino a coincidere, e la nostalgia più forte che hai è quella dei tuoi genitori. Cioè le persone anziane hanno una grandissima nostalgia, hanno voglia di tornare bambini, di tornare ad avere dei genitori, ecco, di tornare ad essere figli, di non dover essere più loro protettori, ma tornare ad essere protetti, reintrodursi in quel ventre, tornare in quella cucina nella quale la sera sei atteso da tuo padre e da tua madre. Questa è l'età anziana. Quindi somigliare tantissimo a quel bambino che sei stato, con una coincidenza incredibile, come un anziano percepisca un bambino, o come un bambino percepisca un anziano, senza dover parlare. No, io alla mia età i bambini li sento tantissimo. Non mi diverto a accompagnare i giardinetti, non lo farei mai, non li farei mai già prima a 9, mi affatico. Però li sento la loro felicità, sento la loro gioia, sento come vibrano. E cosa fa sì che io somigli tanto a questo bambino? Cosa condividiamo? Cosa ci fa rendere così simili? Il sentimento più nobile dell'uomo, che è la sua vulnerabilità. Gli esseri vulnerabili sono gli esseri migliori dell'universo. Non pensate, almeno se vi fidate di un vecchio, non pensate che siano gli uomini forti o le donne forti, quelle assertive, quelle che hanno solo convincimento. Sono i più deboli, sono i più fragili, sono quelli che hanno più paura, i migliori. Io non è che mi stavo invece di stare. Sì. Al contrario, io seguivo appunto il tuo discorso, che per finire
il tuo discorso, ho preso un brano in cui tu parli di qualcosa che va oltre questo. Cioè, oltre alla nostalgia dell'infanzia, oltre alla nostalgia dell'adolescenza, allo scollinamento, tu parli nel tuo libro, ed è il massimo di un archivio che archivizza se stesso mentre vive, della nostalgia del presente. Tu dici che la definizione è di Hermes Pan, e è la nostalgia che si ha di qualcosa già mentre la si vive, avvertendola irripetibile. Assomiglia vagamente all'infinito di Leopardi, cioè quando c'è il vento che attraversa le foglie e tu dici, vabbè, e questo è già archiviato, appunto, è già passato, no? Non è più presente, ormai se l'è inghiottito il tempo. Dice Pugliavati nel suo bellissimo libro La grande invenzione: ci sono dei momenti della vita in cui tu dici, ecco, quello che mi sta accadendo in questo istante me lo devo tenere stretto, perché una cosa così non ci sarà mai più, e il ricordo di questo momento mi servirà quando avrò bisogno di qualcosa a cui aggrapparmi. Ricordo per esempio un istante preciso in cui ero a tavola con tutta la mia famiglia. C'erano proprio tutti, i miei figli, i nipoti, mio fratello con i suoi, e mentre li guardavo uno a uno pensavo, perché non più per sempre? Perché si stanno già per spegnere le candele e stanno già portando il conto? E un attimo dopo eravamo fuori nel buio del vicolo Margutta ad accomiatarci. Quel momento così straordinario, se non lo avessi archiviato, dice proprio così, Pugliavati nel suo libro, archiviato, protetto da 1000 password nella mia memoria, sarebbe andato perduto. Ho sempre avuto paura che i momenti felici, o anche solo quelli importanti, durassero troppo poco, che la vita scorresse via troppo veloce, inesorabile, senza darmi la possibilità di afferrarli. Ed è sostanzialmente per questo che ho fatto il cinema, per replicare attraverso questo strumento così mistificatorio le cose che altrimenti non tornano più. In fondo, volevo solo che da qualche parte quel mondo magico nel quale avevo trascorso la mia giovinezza potesse esistere ancora e continuare a esistere per sempre. Ecco, quindi oltre alla nostalgia di qualcosa che non c'è più, c'è anche la nostalgia di qualcosa che c'è in quel momento, che è un sentimento ancora più struggente e che è ancora più cinematografico. Siccome tu hai usato la parola archiviato, mi sembrava che ci stesse bene. Sì, no, mi rallegro con te per la tempistica, perché riuscire a trovare una cosa che è così coincidente come... Hai visto? E tu litigavi, dicevi, non leggere veramente. Mi hai citato subito immediatamente. Allora, volevo aggiungere, Fabio e cari amici, che alla base di tutto, secondo me, dove incomincia tutto, quindi non possiamo andare più indietro di quello che sto dicendo, è nel momento in cui si producono in ognuno di noi gli archetipi. Sapete cosa sono gli archetipi? Spiegatelo. L'archetipo è il modello primo, cioè la situazione esemplare iniziale che poi dà origine a una serie di altre situazioni che richiamano quelle. Va bene? L'avete più o meno capito cosa è un archetipo? Allora, per farvi un esempio, se posso alzarmi, perché così vedo quelli dietro. Allora, per farvi un esempio, meglio così, no? Allora, per farvi un esempio, Bologna, 9 giugno 1946, mezzogiorno. Pochi di voi c'erano, credo, però forse qualcuno sì. Mia madre sta urlando come una pazza in via San Vitale, nel nostro appartamento del secondo piano. Mia madre sta urlando dal dolore come una pazza. Sta partorendo mio fratellino Antonio. Le donne di casa, le zie del Sasso, tutte quante che sono venute ad aiutare perché allora si partoriva in casa, insistono perché i due bambini, io e mia sorella, siano portati via, non assistono e non sentono questo strazio. Così mio nonno si candida a portarci ai giardinetti. Mentre scendiamo le scale, senza aver capito perché nostra madre stia così male, sta salendo la stessa scala la zia Flora del Sasso. La zia Flora del Sasso è la nostra zia. E sta portando un bicchierone grande, appannato, bianco, candido.
dal quale fuoriesce una cannuccia. Nell'incrociarla, nell'ascendere, io domando alla zia Flora: che cos'è? E lei dice: il frappè. E cos'è il frappè? Vuoi assaggiarlo? Sì. Allora la zia Flora abbassa il bicchierone fino alla mia altezza e io da questa cannuccia succo una lacrima, due lacrime di questo nettare fantastico del frappè. Che poi il nostro nonno ci porta ai giardini. Bene, tutte le volte da allora, io allora ero nel 1946, quindi avevo 8 anni, che qualcuno dice frappè, io torno a quella scala, a quella zia, a quel bicchiere, a quel sapore. Questo è il mio archetipo di frappè. Potrei dire qual è il mio archetipo di cavallo, potrei dire qual è il mio archetipo di macchina da cucire, o di donna di malaffare, o di ferro da stiro. Ognuno di noi ha nel proprio immaginario un qualcosa che quando viene citato un oggetto o una persona richiama quasi sempre quel momento, e molto spesso quel momento coincide con la prima volta. Allora il formarsi del mondo archetipale, mio archetipo, il mito archetipale. No, si dice archetipico. Archetipico. Per tutti e tre più brutto, però vabbè. Rassegniamoci. Archetipale io non credo esista, io non credo. È più bello. Vabbè, allora, questo cappio del mondo qua. Allora, è l'universo sul quale si fonda tutta la nostra immaginazione. Noi torniamo quasi sempre, anche se io faccio un film moderno ambientato nell'oggi, devo comunque sempre fare i conti col mio archetipo, con la prima volta in cui si sono manifestate queste persone, ma anche con gli esseri umani, mica solo con gli oggetti o con le cose, che succede questo. Se io ti dico alla tua amica Franca, non so, alla tua amica Giulietta, alla tua amica Giovanna, immediatamente c'è quasi sempre la stessa immagine che evoca Giovanna. Capite cosa voglio dire? Cioè il mondo e l'immaginazione, l'archivio degli archetipi, è fondamentale per produrre un'immaginazione di un certo tipo, con un certo carattere, e ognuno di noi, per ognuno di noi è diversa, perché se io dico cavallo, lei signora pensa a un cavallo, chissà quale cavallo che ha visto, su quale salita, non lo so, nella sua vita, io un altro e noi tutti un altro, quello però è l'archetipo per noi del nostro cavallo. Quindi l'immaginario delle persone fa i conti con questo incontro, con questa situazione primigenia, si può dire, sì. Primigenia è perfetta. È proprio così che si dice. Va bene. Detto questo. E detto questo, io appunto cercavo un altro brano del libro che è perfetto per spiegare l'archetipo e per far capire anche in che modo il cinema è un archivio, ma è un archivio poetico per Pupi Avati. Monica, il papà di Giovanna. Dunque, il papà di Giovanna, che molti di voi avranno visto, no, che tre, l'hanno visto quasi tutti. Il papà di Giovanna ha vinto anche il premio Silvio Orlando come miglior attore a Venezia. Il papà di Giovanna è un film ambientato nel periodo fascista, vedete qui alcuni brani, poi c'è Serena Grandi, poi ci sono Alba Orvati, Renzo Greggio, insomma c'è... Allora, è una storia che non vi sto a raccontare, ovviamente molti la conoscono. Comunque, Silvio Orlando è sposato con Francesca Neri, hanno una figlia e abitano in un palazzo. E questo palazzo, quando uno vede il film, non può immaginarsi che Pupi Avati che cosa ha fatto? Ha fatto ricostruire le scale e la tromba delle scale esattamente dagli scenografi suoi, esattamente come era casa sua di cui adesso parlava. Quella di San Vitale. Sapete che c'è un po' sempre questa mania, parlava prima, citava Fellini, Pupi Avati. Fellini ha girato La dolce vita in studio facendo ricostruire via Veneto e non poteva andare direttamente in via Veneto, no, perché era una via Veneto mentale dell'immaginario di Fellini. Ecco, uno dice, ma che c'entra se giri un film, questa volta non è un film autobiografico, non c'entra niente con la vita di Avati.
è una storia dove c'è un delitto, dove c'è un rapporto padre-figlia, cioè, ma non c'entra niente. E allora perché hai fatto ricostruire? Sentite, non è un caso, ognuno di noi ricorda la casa in cui è cresciuto, che l'abbia amato o meno, cioè la casa archetipica di cui parlava lui. Quella della mia prima infanzia, via San Vitale, era un appartamento vecchio, buio e angusto, ma siccome è lì che la mia famiglia ha vissuto sia tutto il periodo prebellico che l'immediato dopoguerra, nella mia memoria ha continuato a essere una sorta di archetipo, appunto. Non è un caso che quando ho scritto Papà di Giovanna io abbia distinto, pensato proprio a quel luogo, eccetera. E poi dice, per girare il film, perciò, sono tornato in via San Vitale, in quella casa, insieme a mio fratello e ai nostri collaboratori. Mi aspettavo che rivederla fosse traumatico, e infatti non la rammentavo così modesta. Furono quelle stanze anguste, quello stretto corridoio, il buio studio di papà, la cucina con l'affaccio sul muro del cortile, a raccontarmi la vera storia della mia famiglia, quella meno consolatoria, quella che il ricordo non sa imbellettare. Fu quel piccolo appartamento a vedere raccolti in poche decine di metri quadri, oltre ai nostri genitori, me e i miei due fratelli, la zia Teta, la zia Liliana e la domestica Elsa. Ecco, e poi dice, vabbè, salto un pezzo, e dice, l'emozione vera la provai nel momento in cui, sulle scale, vidi il mio scenografo e il suo assistente, che con scrupolo certosino misuravano e fotografavano quei gradini di graniglia che mio padre aveva salito, o il mancorrente a cui la Elsa si sarà aggrappata infinite volte per aiutarsi a portare su le pesanti borse della spesa. Tutto venne puntigliosamente repetitato, perché una volta a Cinecittà, repetitato non è lontanissimo da archiviato, risultasse la più fedele possibile. Ancora una volta il cinema mi offriva la straordinaria opportunità di replicare un luogo, un'atmosfera, un tratto della mia vita. Bravo. Chi l'ha scritto? Bravo. Per quello che riguarda, cercando di rimanere più o meno in quest'area del ricordo e del cinema che ho fatto, nel rapporto col tuo ricordo. Allora, in ambito affettivo, amoroso, le storie amorose che ho avuto, e sono diverse, quasi tutte così, con qualche problemino, nel senso che non sono andate tutte a buon fine, però ce n'è stata una che domina e contrastata su tutte. Ed è la storia con una ragazza molto bella. Voi dovete sapere che io vengo da un'Italia in cui le ragazze, contrariamente adesso, erano bruttissime. Bologna era famosa per i suoi eccessi terribili. C'era un mio amico di Piacenza che diceva, no, guarda che sono più brutta a Piacenza. Sono andato a Piacenza, si erano seduti a un tavolino a piazza Piacenza e abbiamo guardato passare le ragazze di Piacenza negli anni 50, erano orrende. Però quando è venuto lui a Bologna si è reso conto che a Bologna erano ancora peggio. Quindi quando ci sono tante ragazze brutte, ma veramente brutte, perché non facevano niente per essere belle, erano nature. E poi l'alimentazione che penalizzava, tanti elementi che adesso fortunatamente di quali si è liberati. Ma questa bruttezza totale, così diffusa, faceva sì che 3, 4, 5 giovani ragazze ogni anno fiorissero in questo campo di steppaglie, nascessero dei fiori incredibilmente belli, di una bellezza sovrumana, incontrollabile, quella bellezza che ti fa male dentro quando la incontri, la vedi. Ed erano tutte ragazze che avevano un nome, naturalmente, Alba, Annalisa, Giuliana, Francesca, Teresa, e una strada. Teresa di via Pertuso, Giuliana di via Orefici, Angela di via Rizzoli, e così via. E tutti volevano uscire con quest'Angela di via Rizzoli, Teresa, ma naturalmente era molto difficile essere. Fino a quando un giorno, ecco, un ricordo netto, e qua non vado, un giorno girando con questo Cicci Foresti, che era il mio amico del cuore, che aveva una 500, giravamo per guardare la ragazza, per vedere quella più carina, e io vedo questa meraviglia assoluta,
questo fulgore che emanava questa ragazza per mano a un principe vero, Gianluigi Zucchini, alto quasi 2 metri, con colletti namidati, ma bellissimo anche lui con la brillantina, con la riga, e teneva per mano questa meraviglia. E dice, Cicci, fermo, per favore, vai a vedere chi è, vai a vedere chi era, si volto, contrariamente a me, ero molto timido, scendi, vacci, e non duca ad andare. E lui va. E li vedo parlare dalla macchina, mentre prego, non so quanto t'ho pregato, perché lui tornasse come è tornato, ed è dicendomi venerdì sera. Cosa? Usciamo venerdì sera. Tu però devi avere una ragazza. Io 17 di così di bidoni ne avevo facilmente, quindi non mi è stato difficile trovarne una. E siamo usciti venerdì sera con questa meraviglia, che era seduta davanti a me in macchina, erano 2 dietro, 500, fingevo di baciare questo bagaglio qua che avevo. E di fronte avevo questa cosa meravigliosa, commovente. E non ho detto una parola, siamo andati a cena, non ho detto una parola, volevo essere simpatico, non ho detto una parola. Siamo usciti per 3 venerdì, senza che mi chiesi mai una parola. Sapete cos'è una caccia al tesoro? Eh? Solo tu? Tutti sanno cos'è una caccia al tesoro, sì. Bambino. Bene, allora, la Bologna Bene ogni anno faceva una caccia al tesoro con un incasso di beneficenza. Andavano tutti i ragazzi della Bologna Bene, andavano a questa caccia al tesoro. E c'era lei. E a un certo punto Cicci viene da me, alla fine della caccia al tesoro, e mi dice, vuole andare a casa. Allora, accompagna. E io, sì, tu accompagna. Ti mette le chiavi della macchina in mano. Io non avevo il coraggio di accompagnarla da solo. Io e lei da soli, su una macchina, per un percorso di 5-8 chilometri, scendendo dai colli. Ma lui mi convince, insiste, dice guarda che non hai più un'occasione così. Io scendo, vado in macchina, l'aspetto. Da questo momento in avanti tutto quello che dico corrisponde a quello che fu detto, quindi non è che ho inventato tutto, questa è una parte reale, perché voi capiate chi sono un po' meglio. Scendo, sto aspettando lei in macchina, a un certo punto passi sulla ghiaia, si avvicina, apre lo sportello, entra, sale e dice grazie, e io dico prego. E io le dico dove abiti, lei dice via Mezzofanti, io dico a che numero, lei dice 69, io dico a partiamo. Da quel momento io chiedo alla divinità che mi suggerisca una sequenza, un dialogo di quelli efficaci, che faccia capire che sono brutto, non ho niente, sono po', però sono molto simpatico. Questo voglio soltanto dimostrare, che forse vivere con me sarà fantastico, perché la farò tanto ridere. Voi sapete che quando si fa ridere una donna sei già molto in là. Solo che non mi viene niente. Dal cielo, da questa divinità alla quale io credo, non mi viene su, è distratta, non pensa a me. Mi lascia e mi abbandona da solo, scendere questi tornanti, e vedere Bologna che si avvicina nel silenzio più totale, non mi viene un cazzo da dire, niente, muto. E lei anche muto, lei non si interessa, lei non vuole darmi l'opportunità di dire niente. E scendiamo, entriamo in città, stiamo entrando a Bologna, le luci della città, e stiamo avvicinandoci sempre più inesorabilmente a via Mezzofanti, siamo in via Mezzofanti. E lei dice, è là, e io dico, ah, numero 73, 71, 69, qui, fermo la macchina. Lei apre lo sportello, sta scendendo, sta finendo l'ultima delle mie opportunità, sono disperato. Fino a quando, lei dice, grazie. Mi arriva improvvisamente, all'ultimo istante, il suggerimento di una sequenza meravigliosa che voi tutti apprezzerete, perché mi viene da dirle, e non so perché, guarda, e le mostro questo stesso orologio, questo, era questo, e lei dice, cos'è?
e io dico un orologio. Siamo partiti bene, è un bel inizio, eh? Un orologio. E lei dice perché, giustamente, e io dico che ore fa, che ore sono, e lei dice mezzanotte meno 5, di che giorno, e lei dice 18 febbraio, mezzanotte meno 5 del 18 febbraio, e lei dice perché, e io dico perché tra 5 minuti è finito il mio compleanno. Questa mattina mi sono svegliato e mia madre si è dimenticata, i miei fratelli si sono dimenticati, al bar Margherita si sono dimenticati del mio compleanno. Ho ancora 5 minuti per ricevere un bacio. Sono ancora strabiliato dalla bellezza di questa scena. Lei rimane impreparata, interdetta. Poi vede veramente quanto io faccia pena. Quanto... E si avvicina e si protende e mi dà un bacio. Io compio gli anni il 3 novembre. Bravo! Allora, questa ragazza, che potrebbe essere questa la conseguenza di un film bellissimo, questa ragazza dopo 53 anni è ancora mia moglie. Ecco, questo è un po' la domanda che ti volevo fare, già che abbiamo visto le scale. Qual è, in questa visione mia degli archivi del cinema, cioè l'idea è che il cinema sia davvero un archivio che contiene il tempo, e quanto tu tenga il tempo si vede che hai sempre l'orologio di quella volta lì. Quante persone avranno mai l'orologio che avevano quanti anni fa? No, questo è l'orologio di mio padre, che l'aveva avuto da suo nonno. Quindi è un orologio che trattiene un suo tempo, infatti ha molti anni, molti anni. Che trattiene un suo tempo è già una frase abbastanza significativa. Cos'è che trattiene un suo tempo? È il cinema, che fa praticamente da archivio a se stesso. Ora, tu mi dirai perché, che c'entra. Capirei, sarebbe molto semplice, che negli Amici del Bar Margherita tu avessi messo queste scale. Ma in una storia come questa, che in un certo senso è un'altra cosa e ti era estranea, che c'entrava mettere e far lavorare questi poveri scenografi a rifare le scale di casa tua in via San Vitale? Ecco, anche questo è un modo per archiviare e infilare da qualche parte, in qualche cassetto, il tempo. No, forse te lo dovevo spiegare prima, quando avevi affrontato il tema del papà di Giovanna. Papà di Giovanna è una storia molto speciale, perché non ha niente di autobiografico. Ha il terrore che possa diventare autobiografica, ma per il momento non lo è, perché è la storia di un padre che ha una figlia brutta, che io ho sempre considerato l'aspetto estetico nelle donne, quando non è apprezzabile, come un elemento fortemente di grande ingiustizia. Cioè, le ragazze brutte sono non belle, emarginate da tante situazioni, soprattutto in una scuola dove il padre insegna, quindi con un padre che può essere testimone dell'emarginazione della figlia, di quanto la figlia si peni, non abbia quello che hanno le altre. Addirittura arriva al punto di comprarle in cambio di una promozione un fidanzato, un moroso, uno che la corteggia. Quindi il momento di squallore massimo. E poi si arriva all'omicidio. La figlia compie un omicidio e uccide la sua compagna, perché va la tradita e va con questo ragazzo del quale è innamorata. Quindi una storia con una temperatura molto elevata, drammaturgicamente molto elevata, vista tutta con gli occhi del padre. Io dovevo essere il papà di Giovanna. Per essere il papà di Giovanna ho dovuto fare un'immersione in una simulazione su me stesso in un contesto psicologico, sociale, che non mi apparteneva, che non era il mio. Avevo bisogno di essere rassicurato da qualcosa,
Allora, l'unica rassicurazione che ho potuto immaginare, Fabio, era quella di contestualizzare questa storia dentro un appartamento dove io mi muovevo occhi chiusi, che era, come hai detto tu, la casa. Qual è la casa che io conosco benissimo, dove lui va a letto con Francesca Neri, che è sua moglie, dove la ragazzina dorme, in cucina dove litigano, eccetera, eccetera. Il rasoio in quale bagno lui trova il rasoio sanguinato. Doveva essere il bagno di casa mia, doveva essere un posto che io conoscevo bene, per essere certo di poter immaginare liberamente senza entrare nel fantasy, rimanendo nella realtà. Ecco perché ho chiesto agli scenografi di misurare il cuore in mano o di fare tre gradini per andare in bagno, perché nella camera da letto dei miei genitori facevano tre gradini, c'era il bagno. Ecco, queste non sono capricci, sono necessità narrative per rendere il contesto credibile dentro di me. E io, mi è successo poche volte, molto spesso pianto scrivendo questo copione, come se fosse una storia vera, come se stessi rievocando una vicenda che io veramente conoscevo bene, che mi riguardava direttamente e personalmente. Mi sono commosso molto spesso pensando a questo padre che scopre che sua figlia è pazza, che sua figlia ha commesso questo delitto e non si è reso conto di quello che ha fatto, e rimanendo legato a questa figlia e scegliendo questa figlia contro il mondo della ragione, scegli il mondo della follia. Ecco, questa è... ci sono riuscito. Questo è un telefono vero di oggi. Allora è tu? Scusate, so chi è? Lucia, sto parlando, c'è un microfono. Ci sentiamo più tardi, ciao. Mi saluta. Ecco, no, basta, io ho finito. Ecco, questa... Non ho capito. È veramente bravo. La qualcosa lo ringrazio. Per ciò che ha detto e come lo ha detto. Grazie. Lei fa l'autore? Lui fa il pittore. Io faccio il vecchio. Non è una professione. È un pittore bravissimo. Ci vede. Ecco, in che senso il cinema è un archivio? O comunque tu lo hai abbastanza utilizzato in questo senso. È difficile che ci sia un tuo film che non abbia un ricordo. Ci sono anche, no, registi che scrivono e che girano film indipendentemente dalla loro vita, dalla loro memoria. E che non lo utilizzano per, intendo anche cinema d'autore, non voglio dire chi fa cinema per commissione o mestieranti pur bravissimi, ma chi lo fa con altri intenti. Tu sembra che in tutto il tuo cinema e anche nei tuoi esordi, penso alle serie televisive, jazz band, cinema, quando io sono un fan ultra di Pugliavati, perché quando io ero un ragazzino io vidi jazz band e mi cominciava a piacere molto il jazz, poi vidi cinema e poi vidi i film dell'horror che lui faceva, La casa di finestre che vidono, Zedder, e mi piaceva moltissimo l'horror, e poi i musical, e poi sembrava che facesse film per me, secondo i miei gusti, e però tutti avevano una componente autobiografica più o meno, e quando non ce l'avevano, come il papà di Giovanna, ce l'ha inserita dentro, come dici tu, in qualche modo per viverla. C'è, insomma, la tematica del tempo, indubbiamente, nei tuoi film, e c'è anche la voglia o la necessità o il gusto, non lo so, di non lasciare perduto niente della tua vita. Bravo. E cercare di inserirlo lì. Bravo. E di mandarlo ai posti. Bravo. No? Bravo. Grazie. È così. E da che cosa deriva alle persone come me questa propensione? Dall'aver vissuto, dall'essere nati nella cultura contadina, che la cultura contadina, per motivi bellici, io sono nato nel 38, quindi negli anni, primi anni 40, noi ci trasferimmo in campagna, i gesuiti dicono una cosa fondamentale: datemi un bambino, i primi 5 anni della sua vita sarà nostro per sempre. Cioè l'imprinting della cultura contadina mi è rimasto dentro, e la cultura contadina ha dei capisaldi che sono
che ti marchiano per sempre. Il primo è il rapporto con la morte. Il rapporto con la morte che ho io è un rapporto che mia moglie definisce insano, ma io trovo che non lo sia poi così tanto. A casa mia, nella mia camera da letto, c'è una parete, questa l'ho ereditata da mia madre, questa cosa. Io ho ereditato quasi tutto dai miei genitori, cioè ho buttato via pochissime cose, ho considerato apprezzabile quasi tutto quello che hanno fatto, quasi tutto quello che hanno detto, quasi tutto quello che mi hanno insegnato. E c'è questa parete che nella stanza da letto di mia madre era minuscola, da me è una parete così, insomma, piena di piccole fotografie. E tutte queste piccole fotografie che sono purtroppo aumentate nell'arco degli ultimi anni, perché i miei amici, alcuni se ne sono andati, i miei parenti, i miei colleghi, tutte le persone con le quali ho avuto un rapporto affettivo, sono lì. E io la chiamo la via degli angeli, quella lì, perché quella è veramente la mia via degli angeli. Io tutte le sere, prima di addormentarmi, saluto questi morti, considerandoli veramente delle presenze amiche, protettive, e penso che fin a quando io li ricorderò. In un film che si chiama Il testimone dello sposo, io parlo del rosario dei nomi, del rosario dei morti, che è un rosario che si diceva la notte di Capodanno, e non si diceva, un rosario fatto del Padre Nostro e di Ave Maria, a seconda dei misteri, ma non è un rosario di preghiera, è un rosario di nomi. Fino a quando noi ci ricorderemo i nomi delle persone che se ne sono andate, queste persone continueranno in qualche modo a rimanere. E noi ci sentiamo un po' più rassicurati. A Todi abbiamo una casa, e questa casa bellissima guarda su un piccolissimo cimitero, piccolo, così, di quei cimiterini di campagna. Questa casa è rimasta in vendita non so per quanti anni senza che nessuno la comprasse, perché c'era il cimitero. Nessuno voleva andare a vivere su una casa che aveva a 500 metri sotto un cimitero. Quella cosa io l'ho considerata invece un elemento da apprezzare. Voi non immaginate cos'è la notte quando questo cimiterino diventa una galassia di piccole luci. È una cosa di una così dolce rassicurazione. E mia zia, amabile, faceva la vestitrice di morti. L'ho messa in molti film. Ci accompagnava, io l'accompagnavo. E lei chiedeva, passando per Sasso Marconi, ai vari amici, conoscenti, un po' in età, è sempre lì la scatola? E diceva, sì, sì, è sempre lì sull'armadio. Bene, non l'hai spostata, non l'ho sempre lì, la trovi sull'armadio. Cosa c'era dentro la scatola? C'era tutto il vestito tagliato dietro, che questo prossimo candidato alla morte, a essere un defunto, avrebbe voluto indossare per presentarsi in un certo modo. C'erano certe donne che cambiavano, perché col cambiare delle mode dentro la scatola si andavano a vestire diverso, mettevano magari i tacchi alti, anche se non servivano, molto i tacchi alti. Ecco, avere frequentato una zia vestitrice di morti, mio nonno che quando ero ragazzino l'accompagnavo certe volte con suo nipote in macchina su questa giardinetta per i cimiteri della zona. Entravano e guardavano la parete, dice, cosa dice, meglio di qua o meglio di no, perché qua vedo il Monte delle Formiche, di là però c'è il sole. Allora si consultava, cioè la morte era dentro la vita, era un elemento assolutamente. Mia zia Dina, giuro, ma non erano pazzi, mia zia Dina si fece mettere siccome non gli piaceva nessuna lapide di tutte quelle del cimitero di San Leo, ce la fece fare lei in vita con la sua foto. Solo che la sua foto la fece più grande così rispetto a tutte quelle altre. E si fece scrivere, non ti dimenticheremo mai. Lei dice stessa. Cioè sono forme. Quando la nonna muore, guarda che ti viene a tirare i piedi. Questa è una cosa, è una promessa, è un impegno che si davano gli anziani ai giovani facendo promettendosi che c'era un passaggio, che c'era un modo di andare e venire,
che era una rassicurazione reciproca. Ecco, la morte, quando entra la morte nella tua vita in un modo così morbido, così rassicurante, diventa forse il momento. Io quando vado a trovare mia madre, questo cimiterino che è un giardino di Canonica, Sobatodi, la sento veramente lì, non voglio dire felice, però sento che c'è un'armonia con tutto quello che è la vita, della quale c'è bisogno. Se vai in un cimiteraccio di prima porta a Roma, tutto questo veramente non lo avverti, avverti l'orrore del nulla, del baratro del vuoto. Ecco, allora tenere presenti i defunti è la prima forma di archiviazione della memoria, di quello che è il passato. Tenerli in piedi. Allora, questa cosa che faccio, che credo di aver scritto, di dare i nomi ai personaggi dei miei film, tutti hanno un nome di un defunto, di un mio amico, di qualcuno che non c'è più. Io gli sto facendo fare il film anche a loro, capisci? Capisci qual è il mio rapporto? Non è un rapporto malato, mia mamma e moglie dice che è malato, ma secondo me no, è il contrario. È proprio così che noi dovremmo tenere insieme le cose che, come giustamente dicevi tu, il presente e il passato sono allo stesso tempo. È stupido distinguerli. Perché già in questo momento, quando sono arrivato là e aspettavo il caffè tuo, quello è già passato. Questo è già il nostro passato. Invece è trascorso un attimo. Ecco, tenendo tutto dentro allo stesso tempo. Ecco, andiamo all'altro brano. Avete visto un brano dalle Stelle del Fosso, dove arriva l'arciprete dal mondo dei morti e loro gli chiedono come stanno i morti. Lui dice: stanno bene di salute. E l'altro: questo, stanno tutti bene di salute i morti. E poi quando cade delle piane dice: chiedili di mamma. Il padre esita perché il padre ha detto che la mamma è morta, in realtà è scappata con un altro e non è morta per niente, per cui l'arciprete avrebbe problemi a dire che sta bene di salute. Ecco, Le Stelle nel Fosso è uno dei film più adatti per commentare le cose che diceva prima Avati, e questo rapporto con il mondo contadino, del resto è tutto raccontato dalla Calabria-Topi, se non mi sbaglio, da una Calabria-Topi delle campagne. Qui c'è il Ponte Pevoleca, e c'è molta di quel rapporto con i morti che sono vicini. Addirittura i morti sono talmente vicini che alcuni sono murati dentro la casa. Se c'è il brano della Gamba d'Oro, che ora vediamo, insomma, c'era la storia della donna con la Gamba d'Oro, che dovrebbe essere il vero. Ecco, se c'è lo vediamo e non lo racconto, altrimenti lo racconto. La mamma ha la Gamba d'Oro e vuole essere sepolta con la Gamba d'Oro. No, è più là. E vuole essere sepolta con la Gamba d'Oro. Poi, quando muore, le figlie dicono: ma insomma, lei che se ne fa della Gamba d'Oro? Noi ci diventiamo ricche. E gli tagliano la Gamba d'Oro. Ecco, vedete anche la piscia dei turchi, verissimo. Ecco, immaginatevi nel cinema italiano degli anni 70 un film del genere, e queste sono le parti più realistiche, quelle che ho fatto vedere, sono quelle più neorealistiche. L'idea avete visto anche inquadrate proprio, non è che c'è anche la Gamba d'Oro sopra di loro e ci sono le tre vecchie che sono le figlie nel lettone, spaventate dalla mamma che gli vuole la Gamba d'Oro perché deve andare in paradiso anche lei. Ecco, sia la prima parte che vi ho fatto vedere, quella col prete che viene dall'aldilà e mette in comunicazione i morti, sia questa, sono appunto altri due esempi di memorie archiviate, un po' di racconti contadini, penso. Sì, allora, questo è, credo, l'unico esempio, almeno nella mia carriera, ma credo in generale nel cinema italiano, in cui nel momento in cui si immagina la storia la si gira. Cioè non c'è tempo che intercorre fra il momento in cui tu elabori uno scritto, un soggetto, una storia e il momento in cui la realizzi. Io partimmo con una troupe assolutamente ridotta per darmi una sorta di premio
considerato il successo enorme che ebbe Jazz Band, allora decidemmo che dovevamo prenderci un premio. E io chiesi a mio socio e a mio fratello di permettermi di fare un film totalmente improvvisato. E accettarono, ad un costo molto contenuto, e partimmo con un foglietto per il titolo Strelle nel fosso, strelle poi vuol dire strelle, stelle nel fosso, e in dialetto emiliano. E partimmo con un foglietto scritto praticamente poche righe da me, da mio fratello e da Maurizio Costanzo. E arrivammo in con cinque attori e un'attrice, arrivammo in questa casa in mezzo alla palude, nel delta del Polesine. E io avevo la responsabilità di scrivere quello che avrebbero dovuto fare, dire gli attori. Quindi la prima mattina con un atto di presunzione, insomma, forse anche di coscienza, la prima mattina ci trovavamo lì in questa casa, e tutti in costume, e mi chiedevano cosa avrebbero dovuto fare, e io non lo sapevo, non mi stava venendo, era come andare in macchina con mia moglie, non mi veniva in mente. Allora mi sono allontanato, e ho pensato con un blocco e una penna, e ho pensato a qualcosa, dovevo tornare con qualche disposizione da dare, e sono tornato e ho cominciato a dire le cose a caro, insomma, senza nessun senso. Allora tu esci da là, tu intanto apri la finestra, tu corri di qua. La cosa meravigliosa è che tutti facevano quello che io dicevo, senza chiedermi perché, senza chiedermi chi fosse. Quindi i primi due giorni, mi sembra, sono andati così. Abbiamo girato delle cose che io non sapevo a che cosa sarebbero servite. Ma io sentivo che misteriosamente questa casa, e non è letterario, è vero, questa casa mi stava raccontando una storia. E a un certo punto ho incominciato a convincermi sempre di più. Quindi i miei suggerimenti hanno cominciato ad avere un qualche senso, una qualche finalità, anche se non sapevo quale punto del film stavamo girando, perché l'ho scoperto solo alla fine, quando siamo partiti da lì e abbiamo lasciato quella casa. Io sono rimasto indietro da solo e sono andato a baciare il muro di quella casa, perché era quella casa che mi aveva raccontato quella storia, che era una storia di una specie di bambole cinesi, scatole cinesi, di favole contadine, una dentro l'altra, tutte sulla morte, tutte riguardanti, favole del Settecento, tutte riguardanti la morte. Ed è stato un miracolo che alla fine, mettendo insieme queste sequenze, sia nato un film. Uno dei film che io preferisco per tutte quelle che ho fatto, quello più sicuramente più fantastico, dove l'immaginazione veramente, come diceva giustamente Fabio, è al top, ma totalmente suggerito da quel luogo e dalla certezza che ci sia. Allora, lei fa il pittore. Sì, no? Perché ci siamo? Le faccio vedere. La professione, lei lo sa. Appunto, perché lo sa. Vabbè. Comunque. Allora, facciamo finta che le faccia il pittore. Parliamo di pittura. Allora, a un certo punto mio padre è stato uno dei più grandi collezionisti dell'Ottocento, pittura dell'Ottocento, impressionisti, italiani. Purtroppo è morto molto giovane, 42 anni, quindi, lasciando una collezione fantastica che mia madre, per soddisfare le nostre richieste, eravamo tre figli disgraziati che non studiavano, che insomma volevano soltanto, e mia madre, col senso di colpa che hanno le madri che non hanno dato un genitore, un papà ai figli, cercava di darci di più di quanto non avesse i nostri amici, quindi staccava regolarmente un quadro, andava a vendere un giorno sì, un giorno no, e abbiamo praticamente dilapidato una collezione che sarebbe oggi veramente importante. Fra questi quadri dell'Ottocento ce n'erano due di
Giorgio Morandi, un mio concittadino. Giorgio Morandi, i primi che vendette mia madre, visto che mio padre non piacevano, era arrivato al punto di farmi fare un disegnino su un quadernino, dice fammi un Morandi, chiese queste bottiglie purtroppo. E lui ogni tanto tirava fuori, che, siccome si sapeva che mio padre era amico di Morandi, diceva guarda che Morandino, lo faceva vedere, carino, bello, quanto vuoi me lo dai? E allora lui a quel punto diceva no, è di mio figlio, era uno scherzo. E a un certo punto, dopo la morte di mio padre, eravamo in giardinetti e veniamo raggiunti da un macchinone a berlina, e un autista che scende, fa scendere questo individuo prestante con un bel cappotto, cashmere, cercava la signora Abati. Gliela indicano, viene da mia madre e dice signora, lei ha posseduto due Morandi, vero? Con un'altura morta, con un piattino e una sigaretta. E... Sì, perché? No, perché io sono un mercante di Firenze, li ho acquistati io, adesso li ho ceduti a un museo americano. 300 milioni. Però sarebbe importante che il maestro li autenticasse. Noi sappiamo che lei lo conosce, se potesse favorirmi questa cosa. E mia madre dice, vabbè, proviamoci, saliamo sulla berlina, andiamo in via Fondazza 40, dove abitava Morandi. Saliamo le scale, arriviamo su, viene a aprire una delle sorelle. Ah, signora Avanti, penso appunto il suo marito, la disgrazia, l'incidente. Venga, venga, signora l'altra sorella, signora Avanti, signora... era la prima volta che entravo lì. Voleva Giorgio, sì, se potevo chiedere, questo signore aveva un favore da chiedere. Questo stava molto, era molto nervoso perché aveva questo problema. E finalmente una delle due, Giorgio, ti vuole la signora? Ah, signora, va, esce Giorgio, che era alto, curvo, me lo ricordo benissimo, esce in questa casa vecchio, veramente una casa lasciata molto andare. Esce Giorgio, il maestro, un signore, soprattutto di Lino. Lino era mio padre, si è dispiaciuto tanto. E mia madre dice, guardi maestro, qua c'è questo problema. Questo signore ha due suoi quadri che sono stati di Lino, di mio marito. Solo che per poterli esportare dovrebbero essere autenticati. E lui disse, io li guardo. Se sono miei non ho problemi a farlo, ma se non sono miei li lacero. Li lacero. Suspense, che cazzo fai? Dice, ah vabbè scusi, no, andiamo via. E mia madre che li aveva visti, li aveva fatti vedere la porta Vagardi, gli disse, li faccio vedere. E lui gli dà questo pacco, perché dovete andarsene di là, è stato 40 minuti. 40 minuti, questo qua è dimagrito 18 kg. Quando è tornato ha chiesto scusa di tutto il tempo, erano suoi, ha chiesto scusa per tutto il tempo che aveva perduto, mi ha fatto perdere perché non si ricordava se in quell'anno, perché lui teneva dei diari, lo sa questo, e in quell'anno aveva... fumava o non fumava, era discriminante da quello. Allora, il momento in cui li restituiti, questo qui impazzito di gioia, il signor, sarò riconoscente, mi dia l'indirizzo, perché voglio essere riconoscente, ci ha mandato una scatola di After Eight. Questa è stata la riconoscenza. Ma perché sono arrivato a Morandi? Perché io ho capito, e me l'ha insegnato un po' Sergio Vacchi. Lei sa chi era Sergio Vacchi? No. Tu sì? No. Vabbè, è stato un pittore importante del Novecento, allievo di Morandi. L'atteggiamento di Morandi nei riguardi di queste bottiglie, qual era? Lui si metteva una bottiglia o un cucco o qualunque oggetto. Lui si poneva di fronte a questi oggetti, che erano generici, erano delle bottiglie, a fissare. In uno stato di preghiera, di attesa, fino a quando queste bottiglie, ed è un esperimento che potete fare anche voi, con qualunque cosa, non acquisivano un'identità, diventavano la bottiglia, quella bottiglia.
E la stessa cosa ho fatto io in quella casa. Io mi sono messo in un atteggiamento di attesa e di preghiera, e a un certo punto questa casa ha parlato. Questa è quella che vi saluta. No. Questa casa ha parlato. Questa casa, io non avevo più dubbi, andavo sul set la mattina, andavo, scrivevo tutto questo, non avevo incertezze. Mi veniva suggerita questa cosa. Molto spesso c'è un bellissimo, sia Chekhov che Stephen King dicono la stessa cosa, nei riguardi dello scrivere un romanzo. Il suggerimento di base è quello di non fare nessuna scaletta, di non organizzare in nessun modo il racconto, di partire con una descrizione senza sapere, perché sarà il racconto stesso a suggerirti com'è. E più definisci i personaggi, più li nei particolari, più questi ti dicono chi sono, cosa fanno e perché sono lì. Quando io devo, non so se sto uscendo dal no. Quando io devo fare un film con un sopraggiunto film che si chiama La seconda notte di nozze, a un certo punto mi sono immaginato che ci dovesse essere una masseria barocca, che praticamente non sia un corto senso. Masseria barocca non c'entra in questo modo. Allora, a un certo punto io volevo una masseria barocca e l'ho descritta con tutti questi fregi, questi stucchi, queste pitture, proprio come una masseria barocca. E non c'era. E quelli che c'erano in location in Puglia non lo trovavano questa masseria barocca. Ma l'avevo descritta così bene, senza averla vista, avendola solo immaginata, per cui ci doveva essere. Come quella casa che avete visto in mezzo alla laguna. L'avevo descritta così bene per cui ci doveva, infatti c'era. E infatti a un certo punto siamo, piazza questa, c'era. Si era nascosta, ma c'era. Allora, le cose che si immaginano spesso, se sono molto, molto, molto definite, c'è molta più probabilità che ci siano quelle che invece le lasci nella più assoluta vaghezza. Vabbè, forse ho sconfinato, non lo so. No, perché gli archivi del cinema, cioè gli archivi della memoria nel tuo caso appunto, è questo rapporto con le cose che oltre a non farle morire in maniera un po' pascoliana e a inserirle come fatù nei film, sembra che abbiano anche un po' un'aura loro, non solo le persone ma anche le cose. Qualche mese fa Pupi Avati in televisione ha fatto una trasmissione con Renzo Arbore sul jazz, raccontando i loro inizi col jazz, e lui disse sulla Rai, e lui disse io ho imparato ad apprezzare il jazz leggendo un libro, il jazz di Ian Long, e insomma lo raccontava un po' di questo libro, di come all'inizio questo raccontasse le monografie dei vari musicisti eccetera, e ne parlava appunto come ne parla lui e come avete visto ora che è, insomma, è un fabulatore che però è anche molto appassionato e del genus loci e dell'aura magica che le cose hanno con sé. Tant'è che io, che sono appassionato di jazz e anche di Pupi Avati, sono andato a Firenze e in una biblioteca antiquaria ho trovato questo, che tu conosci benissimo, che è questo qua. Questo è, sembra nuovo di Trinca, e invece è l'edizione del 1950 che probabilmente ha comprato. Esatto. No, era affittato dalla biblioteca dei frati Stella Polare. E questo è Ian Lang, il jazz della biblioteca moderna Mondadori di quell'epoca. Io l'ho comprato per niente, per 12 euro a una biblioteca, a una libreria fiorentina accanto al Palazzo Medici Riccardi. Ed è un po' rileggendo per la prima volta io questo libro. C'è un po' effettivamente la freschezza di quando si parla, ora se uno legge musica jazz, la rivista più importante, è come se desse un esame all'università, cioè è complicatissima, usa dei termini, e invece qua c'è la freschezza originaria di chi ha scoperto il jazz. Allora chiamai subito Pupi Avati, mi telefonai e dissi, oh, sai, ho trovato a Firenze il libro di cui parlavi tu. Ecco, oltre a ti dicevo, ecco perché non eri sconfinato, perché tu dici che in qualche modo non è soltanto la volontà di chi archivia, ma è anche un po' l'oggetto, insomma, che chiede di essere
raccontato e quindi di essere vivificato e di essere in seguito archiviato. Da questo punto di vista, che rapporto hai tu con gli archivi? Cioè, che effetto ti fanno? Parlo di qualsiasi tipo di archivio. Quando vedi tutti i film messi lì in un archivio, in una videoteca, oppure un archivio come quello dove lavora Monica, storico, qui al Comune, o un archivio, l'altra volta parlavamo degli archivi vaticani. L'impressione è quella che dicevi tu del cimitero di Prima Porta che dà l'idea di morte, o è quello invece del cimitero di Campagna dove invece... No, il cimitero è assolutamente la seconda, nel senso che tra l'altro anche degli amici archivisti a Bologna che ogni tanto mi forniscono i risultati di alcune loro ricerche. Io sono un bibliofilo e per esempio quando ho realizzato un film sull'Alto Medioevo che si chiama Magnificat, ecco, quel film non aveva alle spalle una bibliografia su i soli francesi si erano occupati dell'Alto Medioevo, ma gli storici italiani l'avevano abbastanza trascurato nei libri di testo scolastici fino agli anni 90. C'era, poi ci furono i secoli bui e cambiavi di pagina e finiva lì, cioè non c'era nessun tipo di approfondimento, mentre gli analisti francesi avevano veramente svolto, che poi tradotti da quella collana bellissima della Terza. E io ho fatto una ricerca meravigliosa di questo genere, archivistica, su tutto quello che si sapeva dell'Alto Medioevo, per mettere insieme un ritratto, una documentazione sulla settimana di passione dell'anno 970 nelle terre di Malfole. Terre di Malfole sono quelle dell'Appennino tosco-emiliano, ecco, attorno a questo monastero, raccontando la storia di una prostituta, raccontando la storia di un re che ci va a morire, raccontando la storia di un boia, eccetera, cinque personaggi. Ma devo dire che la valenza didattica, con questo era lo spirito, giustamente Morandini scrisse spirito rosselliniano, era lo spirito rosselliniano di quello che va a sporciare, a sfogliare, a cercare, ed è così stupefatto, così meravigliato, così commosso dallo scoprire qualcosa che nessuno ti aveva detto e che nessuno sa, da volerlo condividere con altri, quindi faccio un film. Ecco, questo è il mio atteggiamento. Lo è soprattutto con Dante Alighieri, che è il cruccio della mia vita, di non essere riuscito, malgrado io abbia questa dantistica a casa, abbia quasi tutto quello che è stato pubblicato, ma non sono riuscito a convincere la RAI, che produce biografie di tutti e di più, a fare una biografia di Dante Alighieri, avendo a disposizione il Trattatello, che nessuno di voi sa cos'è, che è la prima biografia di Dante Alighieri che scrisse il Boccaccio. Il Boccaccio, almeno questa è una cosa che vi serve, andate a casa e sapete questa cosa. Il Boccaccio nel 1350, quindi Dante era morto nel 21, fu incaricato dalla congregazione di Or San Michele a Firenze di andare a Ravenna, dove era morto Dante, e risarcire la figlia che era stata monacata, Santo Stefano degli Ulivi, nel convento di Santo Stefano degli Ulivi, col nome di Suor Beatrice. Lei si chiamava Antonia, ma nella fantasia di Dante, che è straordinaria, ma l'onomastica arriva sempre su Beatrice, non riesce a parlare di Beatrice. Vabbè. A portare a Beatrice 10 fiorini d'oro. Boccaccio va a Ravenna per portare questi 10 fiorini d'oro e incontra la figlia del maestro dei maestri, della persona che lui più pensate che aveva fatto tre copie della Divina Commedia, Boccaccio. Quindi siamo ancora prima della stampa. Allora, l'emozione di incontrare la figlia di Dante, di sapere qualche cosa di più su questo personaggio misterioso che ha scritto questo testo sublime in condizioni le più penalizzanti, che ha due fratelli lì, tra l'altro,
e incontra anche una serie di amici, di notai, eccetera, che furono amici di Dante. Quindi riesce ad avere un tale numero di informazioni da poter scrivere Boccaccio, la prima biografia di Dante. Boccaccio è il primo che ci dice che Beatrice era Portinari, faceva Portinari di cognome, perché la sua matrigna, la madre della sua matrigna, aveva avuto come domestica una Portinari. E Boccaccio è il primo che ci dice che gli ultimi 18 canti dell'inferno non furono trovati se non 8 mesi dopo la morte di Dante. E perché li aveva nascosti? Boccaccio è il primo che ci dice che i primi 5 canti dell'inferno non erano stati scritti molto prima del 1302, che è l'anno in cui Dante Alighieri viene mandato in esilio, ed erano stati lasciati a Gemma Donati, che era sua moglie, a Firenze, e Gemma Donati li ritrovò dentro una casa panca, in un quadernetto, i primi 5, li fece leggere da un esperto di Firenze, un letterato di Firenze, che li considerava immediatamente un capolavoro, li mandò a Morello Malaspino, Lunigiana, dove Dante era esiliato, e Morello Malaspina costrinse Dante a riprendere la scrittura della Divina Commedia che aveva sospeso. Cioè ci sono una serie di magnifiche notizie su questo trattatello che riguardano Dante Alighieri, che poi soprattutto Piattoli, che nel codice diplomatico dantesco te le riassume tutte, ce ne sono un'infinità. Il mondo dantesco, la ragione per la quale Dante è stato fatto da Dante un processo, non so se tu lo sappia, ad Arezzo nel 1956-57, con una serie di avvocati che lo difendevano e che lo accusavano, perché lui è stato accusato di baratteria Dante. Sapete questo? Ecco, allora la RAI non me l'ha fatto fare questo prima. Io ho una lettera della RAI del 2002, in cui si dimostra interessata al progetto su Dante Alighieri tratto dal libro di Boccaccio. Siamo nel 2017, hanno fatto la biografia di tutti, delle sorelle spagnoli, di non so chi, di Valdechiari, di Nino Manfredi, di tutti, ma di Dante Alighieri no. Non è grave? Allora io ho questo rapporto con gli archivi, io sono affascinato dagli archivi, sono affascinato da tutto quello che in qualche modo mi riconduce a una condizione del passato, che, dalla quale non posso, non so prescindere, mentre invece i miei figli sono totalmente disinteressati. Voi pensate che io vivo, ho vissuto, adesso sono sposati, hanno ognuno a casa propria, ma ho vissuto tutta la loro adolescenza, tutta la loro giovinezza, senza che loro mi chiedessero mai come ho fatto a diventare regista. Cioè, gliel'ho imposto io, perché certe volte sono andati alle conferenze e hanno dovuto sentire per forza, ma non è che hanno mai chiesto come cavolo si fa a diventare regista. Qual è il percorso? Non c'è neppure questo livello di curiosità, non c'è nei giovani, manca. E dove non c'è curiosità, c'è solo il presente. Il presente è poco, non deve bastarci. Bella conclusione, signor Fili. Io prima di chiedere se c'è qualche domanda per Pupiavati, manderei un ultimo filmato, che non è un film di Pupiavati, ma è Pupiavati stesso, che ospite di Fabio Fazio, lui faceva scegliere una parola e siccome alla conclusione di tutto quello che abbiamo detto oggi, indovinate qual è la parola che ha scelto Pupiavati? La parola è sempre, che sintetizza un po' insieme tutto quello che oggi abbiamo detto. Sentiamo pure che cosa disse oggi pomeriggio. Ci sono domande? Io posso? Prego, Francesco. Ci siamo già visti. Abbiamo parlato sempre di tutto fino ad ora. Si è usata una parola per spiegare il film, casa, la casa che fa di fuori. Se vorrei sapere se anche la casa dalle finestre che ridono fa parte di questi ricordi. Se è stata praticamente, se ha preso spunto da qualche cosa.
Beh, quella la casa descritta nella sceneggiatura del film doveva avere certe peculiarità che abbiamo trovato solo in quella casa che poi è crollata, non c'è più, cioè, che da Porto Garibaldi, nella zona del Comacchio. E mi ricordo che io capii che era la casa giusta che poteva contenere quella storia dalla persona che andammo a raccogliere, veniva da Torino, proprietario di quella casa, stava a Torino, ed era, si chiamava Boccaccini, non c'è più, ed era un antiquario di Torino che l'aveva lasciata abbandonata, ma lo capì quando lo vidi scendere dal treno, perché era un personaggio stranissimo, che camminava in un modo stranissimo, con dei passettini, che ti guardava in un certo modo. C'era, diffondeva un'inquietudine, che già lui di per sé, che poi si riverberava in quella casa dove c'erano ancora degli affreschi, insomma, molto messa male, ma veramente avvolta da tutte queste sterpaglie, erbacce, da questi cancelli liberti. Era coincidente esattamente con una casa da incubi. Ecco, uno vede questa casa, la notte sogna questa casa e già ha paura. Credo che sia questa la cosa che ci ha convinti. Prego. Parli forte. Una domanda solo per continuare a sentirla raccontare. Questo rapporto, grazie, bellissimo, anche a voi. Questo rapporto con la memoria, eccetera. Lo sentite? No. Dall'inizio parliamo molto di memoria, di ricordi, eccetera. Ma la sconfinata giovinezza, lì c'è una lotta con la memoria, cioè con questo personaggio che diventa fuori. Allora, questa è una domanda, mi rallegro molto, perché è una domanda, innanzitutto mi rallegro perché ha visto il film, contrariamente a io, perché un film non è stato visto. Lo sai che le persone non andavano al cinema, ma mi dicevano i proprietari del cinema che non passavano neanche sul marciapiede per paura di essere contaminati, che l'Alzheimer si potesse attaccare attraverso il film. La cosa che mi ha indotto a raccontare questa storia è questa patologia così misteriosa, così inspiegabile, così difficile da capire, perché abbiamo avuto in casa questo papà di mia moglie che a un certo punto della sua vita ha incominciato a confondere i tempi, ha incominciato a regredire, ha incominciato a parlare di cose delle quali non ci aveva mai parlato, a rivolgersi ad alcuni di noi come se fossero dei ragazzi, a confondere i luoghi, e c'era questo fatto regressivo. La cosa che mi affascinava era regredire. Lui stava regredendo, tornando a un'epoca della sua vita che aveva totalmente rimosso. Era come un hard disk che cancella tutti i file recenti e gli propone dei file. Cioè, questo cosa ha fatto sì che io abbia pensato? Che dentro di noi rimane tutto. Noi siamo dei contenitori, questo ha molto a che fare con l'archivio. Noi siamo dei contenitori che non hanno cancellato nulla. Poi è evidente che la memoria non ci permette di ricordare tutto, però ci sono delle cose che, se si rimuove la parte più recente, quella più necessaria per condividere una vita sociale normale, ma cominciamo a dire, ma scusa, ma tu chi sei? E non mi ricordo chi sei, mentre mi ricordo chi era Gino, quello col quale andavamo a tirare i passerini quando avevamo 8 anni. Ecco, questo è per un narratore, questo tapis roulant sul quale andare e venire è un'occasione fantastica. Non voglio apparire cinico, ma è stata veramente una scuola, nei riguardi della mente, una scoperta che la mente è veramente difficile da capire, perché include tutto, include. Poi c'è stata questa idea che mi è venuta, che riguardava il fatto che uno sparisca dentro il suo ricordo e ritrovi il cane di suo padre.
che mi sembra, sì, mi cambia di mio padre, si chiamava davvero Perché, era un set così, si chiamava Perché, e mi sembra che sia un'idea molto commovente e che sia, è stato per tutti i caregivers, tutte le persone che si occupano di Alzheimer, lei pensi che sono 750.000 case in Italia, 3 mediamente ogni famiglia, vuol dire che 2 milioni di famiglie stanno patendo questa cosa, ma è la malattia dei parenti, non è la malattia del malato, perché il malato in realtà non dà segni di così estrema sofferenza, è una persona che non ha perso i contatti con tutto quello che lo circonda, e quindi il film non è stato visto dal pubblico perché è stato un grande insuccesso, è stato apprezzato enormemente da questi centri per l'Alzheimer. Io ho viaggiato quell'anno tutta Italia, sono andato dappertutto e devo dire che riscontrando una riconoscenza diffusa, perché davo quell'idea che mi dava mia moglie quando lo abbracciava, quando lui diventava violento o scomposto e lei lo abbracciava e diceva sono io papà, ti voglio bene papà, sono... e per un attimo si apriva come uno spiraglio, questo essere tornava a stabilire, quindi suggerendo l'affetto come una forma, non dico terapeutica, ma come una possibile opportunità per riaprire un contatto con una persona che se n'è andata. Istituzione allora che bacia il suo amore. Sì, bravo. Chi è? C'è qualcuno ancora? Volevo chiedere, possiamo sperare che il progetto su Dante arrivi da qualche altra scrivania? Qualche altro editore? Signora, noi abbiamo una televisione che è di Stato, pagata da voi e da me, da tutti quelli che pagano la luce, la corrente elettrica, non perché vogliamo pagare le due sorelle Parodi la domenica pomeriggio, perché credo che nessuno di noi le pagherebbe, ma credo, non so se c'è qualche fan del Parodi, ma il fatto... Io non l'ho vista però per orario, non l'ho mai vista per orario. Però l'hai pagata? Sì. Allora, neanch'io l'ho vista, però l'ho pagata. Allora, questa televisione non è un'industria culturale, non svolge questo ruolo, ha il problema di fare ascolti, cioè è una televisione bassamente e biecamente commerciale, guarda solo gli ascolti, non creda mai a questi dirigenti quando sostengono che loro gli ascolti non interessano, che loro hanno come funzione ben altro nei riguardi dell'educazione e della culturazione del paese, non è così, non è assolutamente così, pensano solo agli ascolti. Allora io temo di non avere gli anni sufficienti davanti a me per poter arrivare a veder realizzato questa storia bellissima che Dante merita, che Dante Alighieri merita. Io sono sicuro che quello che insegna una scuola, non solo nei guardi di Dante, ma nei guardi di classe in generale, fa sì che i ragazzi siano dissuasi più che incoraggiati, perché io mi sono avvicinato ai classici quando avevo dopo i 50 anni, da solo. Ho rimosso completamente quello che mi era stato imposto e insegnato. E ho avuto un approccio mio, personale, e ho vissuto momenti di riconoscenza e di commozione riguardi se sono tali, perché me la meritano, la bellezza assoluta. Legga i Promessi Sposi, è presente? Di cosa parlo? Sì. E si renderà conto del capolavoro pazzesco che è. Io pensavo che fosse una noia mortale. È stata una delle letture più eccitanti. L'Eneide è meravigliosa. L'Eneide letta da adulti è meravigliosa. Vabbè. No, Dante forse fa un po' eccezione, cioè talmente forte che piace ai ragazzi anche abbastanza. Forse l'inferno. Sì, l'inferno, più cui l'inferno succede. La vecchia Rai faceva, svolgeva questo suo ruolo, faceva gli scienziati, faceva i Dostoevskij, faceva il Mulino del Po, faceva Come si sposi, faceva l'Ulisse,
parlato di sé. Va bene, allora finisco il incontro. Sì, l'ultima domanda. Sì, no, voglio finire questo incontro dedicandolo a una persona. Allora, le voglio fare la domanda. Delle domande. Che inizialmente non le hanno fatto i figli, poi non so se l'avranno mai fatta. Come si diventa un bravo regista? Come si diventa regista è più facile. Diciamo, insomma, qualificato. Allora, si diventa regista attraverso un percorso che... Io sono nato con Lucio Dalla per diversi anni. A un certo punto Lucio Dalla mi ha dimostrato col suo talento che io non ero talentuoso musicalmente e mi ha messo knockout e io ho pensato che non avrei avuto, non avendo un talento musicale non avevo nessun talento e quindi mi sono rassegnato a fare il dirigente della Findus, che è una società dove si considera molto chi vende i bastoncini di pesce e gli spinaci tritati. E io ero un grande venditore di bastoncini di pesce, per quelli avevo un talento autentico. E lì non ho incontrato Lucio Dalla. Però ero insoddisfatto di me, perché sentivo che non riuscivo a mettere niente, includere me stesso in quello che stavo facendo. E così, vedendo un film meraviglioso, il più bello sul cinema che sia mai stato fatto, che è 8 e mezzo di Bellini, ho scoperto che il cinema poteva darti modo di dire chi sei, e che il problema di tutti voi, il problema mio, il problema suo, è suo, è suo, è suo, è dire chi è. Lui lo dice attraverso le foto che fa, lui lo dice attraverso i libri che pubblica o che scrive, ma molti di voi probabilmente non sanno come fare a dirlo. Svolgono un'attività professionale che non li riflette, che non dà modo a loro di essere loro stessi. E invece una traccia di se stessi, bisogna lasciarla. Non puoi andare impunito dicendo ho dato i 35 o 40 anni migliori della mia vita, quelli in cui rendevo di più, a un mestiere col quale non ho niente a spartire, che non mi piace. Guardo l'orologio, non vedo l'ora che venga la settimana bianca o lo sciopero o la cosa, o tornare a casa. Ecco, questo è il modo di gestire la propria esistenza, secondo me suicida, folle. È meglio veramente mangiare pane e cipolla, ma non fare un mestiere che non mi piace. Lo dico in un momento in cui l'occupazione è un problema, in una città dove l'occupazione è stato un grande problema e mi è stato raccontato più volte il problema della CEI, lo riconosco, lo so. Quindi già riuscire a dare da mangiare ai propri figli è già un grande successo, però il secondo passo immediatamente dopo è quello di riuscire a dire chi sei tu, perché tu sei un'anomalia del sistema, tu sei un'eccezione, tu sei qualcosa di irripetibile, non c'è nessuno come te, né c'è stato, né prima né dopo. Ecco, allora si diventa regista quando hai la sensazione di avere una cosa in te da dire, di avere uno sguardo che vede le stesse cose che ha visto la signora o che ha visto il mio vicino di casa, le stesse, però le restituisce con un tono di voce, con una calligrafia che è la tua, che diventa la tua. E tu hai l'esigenza di dirlo. Quando con Lucio ci confrontavamo su questo tema, su questa urgenza di arrivare, uso un brutto termine ma è più corretto, al successo. Perché noi vogliamo avere successo? E lui giustamente diceva perché vogliamo essere amati più degli altri. Non c'è niente di male, non è grave, basta riconoscerlo e ammetterlo. C'è un sacco di gente che non lo ammette, c'è un sacco di gente di successo che fa finta invece di considerarlo un fastidio e sono persone insopportabili, io non li so perdonare. Allora, questa è la ragione per la quale ho sentito il bisogno di, dopo 8 e mezzo, di raccontare anch'io, che ci sono anch'io. Poi ci sarà qualcuno che mi vede, ci sarà qualcuno che non mi vede, c'è qualcuno che mi odia, qualcuno mi ama, e sono le vicende del successo e dell'insuccesso, però le garantisco che da quando io parlo di me stesso, io mi sento più sereno, mi sento più realizzato. Ecco, ho fatto anche dei film, questo film che abbiamo visto, Strade nel fosso,
è un film che uscì a Roma, Cinema Fiammetta, e lui che è venuto nel mio ufficio lo sa, c'è una gigantografia di un telegramma del distributore che ci informa che il film uscito il tal giorno di maggio, mi ricordo, 79, malgrado il primo giorno ha fatto 35.000 lire di incasso, il secondo giorno hanno chiuso il cinema per mancanza assoluta di spettatori. Si vede che c'è una legge come sulle navi, che il capitano e la guardia possono decidere di sospendere, di chiudere il cinema se non ci va nessuno spettatore. Dopo tre spettacoli senza nessuno spettatore, tira giù la sala cinesca. E io ho avuto anche questa sorte qui. Però abbiamo sempre esistito, non ci siamo mai rassegnati. E le cose sono andate molto spesso male, perché quando fai tanti film ti esponi tante volte, in tanti modi, susciti un odio diffuso, un'invidia diffusa, si chiedono come fa, non sanno che siamo pieni di debiti, per esempio, soprattutto con quella stupenda che si chiama, magari c'è qualche impiegato, si chiama Renzi ha detto che non si chiamano così, però uguale, è l'Italia, con quella schifezza che si chiamava Equitalia. Va bene, io prima che non concluda, se non ci sono domande. Se non piace fare l'ultima. Cioè, quando lei racconta fa una sceneggiatura, cioè io quando raccontavo ad esempio del conto con quella che poi è stata sua moglie. Parli forte. Vi vedevo, no? La raccontava, io vi vedevo. E in tutti i suoi racconti c'è proprio una sceneggiatura, una vera e propria sceneggiatura. Ma questo da dove le viene? La cultura contadina si basava sul racconto, non c'era altro. La mia madre saliva in macchina con me a Bologna, dove venivamo a Roma, cominciava a raccontare e smetteva, io non riuscivo a dire una parola. Da Bologna al Casello di Roma aveva ininterrottamente, parlava ininterrottamente. Tutte le mattine io andavo, abitavo in via del Babuino di fronte a me, e tutte le mattine attraversavo la strada per andare al lavoro. Andavo da mia madre, mi aspettava con la tazza di tè, col biscottino e con un post-it. Sul post-it c'era scritto Orietta vestito da sposa. C'era un aggiornamento quotidiano su tutto quello che stava accadendo alla nostra grande famiglia. Ma mia madre sapeva rendere eccezionale tutto quello che era quotidiano. Cioè la capacità e il piacere di rendere straordinario l'ordinario, farlo diventare qualcosa di assolutamente. Ho parlato di Morandi, una bottigliaccia impolverata diventava una cosa, un oggetto sacro. Allora, non ci sono più domande? Io ne voglio fare una, ma non so se. Allora la faccio. Ecco, ascoltandola, quando parlava dei ricordi che ciascuno di noi ha avuto nella sua vita, mi ha messo davanti a una realtà alla quale forse non ci avevo mai pensato. Io sono più vecchio di lei, piuttosto tanto, sono nella quinta fase dello scollenamento. Quando si arriva in questa quinta fase, la mente è più propensa a cercare il futuro che non il passato, il quale è già stato, no? Il presente è quello che è, ma il futuro diventa la grande incognita. Quanto tempo ti rimane? Cosa succederà ai tuoi quando tu non ci sarà più? Quindi ecco, è possibile che in questa quinta fase si rischi di perdere tutto il nostro archivio per indirizzarci unicamente su quello che sarà l'ultima porta da aprire? Non lo so, io sono anch'io in quella fase lì, perché mi sento psicologicamente in quella fase lì in cui la gran parte delle cose che dovevo fare o vivere le ho già vissute. Però, vede, voglio ostinatamente pensare a quello che Sinatra fece scrivere sulla sua lapide, che è il titolo di una canzone bellissima, The best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Ecco, io credo che sentirsi non appagati dalla vita, sentire di dover essere ancora risarciti dalla vita, di non aver avuto ancora abbastanza, essere insoddisfatti e curiosi. Secondo me è l'elemento per tenerci in vita e per non essere così auto
piagnoni, così a pensare sempre alla nostra fine, alla nostra morte, alla nostra assenza. È una tentazione che anch'io, sa, quella di indugiare, soprattutto la mattina. I vecchi piangono la mattina, soprattutto la mattina si rende conto che molte delle cose che dovevano accaderti ti sono già accadute. Bene, allora, siccome non ci sono più domande, lo dico io. Allora, chiudo con l'obbligo che ho assunto nei riguardi di una persona. Forse neanche tu lo sai, non lo so. Allora, io ho fatto i primi due film della mia vita che avevano titoli singolari. Uno si chiamava Balsamo sull'uomo di Satana, l'altro si chiamava Thomas gli indemoniati. Sono stati in quei disastri e ho fatto perdere a un finanziatore di Bologna che si faceva chiamare Mr. X, quindi siamo nel fumetto puro, 270 milioni fra 68 e 69. Allora, nel momento in cui io stavo facendo il secondo film a Ferrara, Thomas gli indemoniati, e mi occorreva una ragazza che somigliasse moltissimo a Grace Kelly, vedete presente? Allora feci dei provini al Piccolo di Milano e vidi 150 ragazze a Milano, fino a quando non entrò Grace Kelly ragazzina, lei, e rimasi folgorato. Tra l'altro mi sembrava anche brava, quindi l'assumemmo e io tornai a Ferrara a girare in questa chiesa sconsacrata. Stavamo girando quando i miei ultimi hanno detto: è arrivata Grace Kelly. La chiamavamo Grace Kelly. Si apre questo portone della chiesa e vedo questa persona che entra nel controluce fortissimo, viene avanti, ma più viene avanti più mi rendo conto che non assomiglia per niente a Grace Kelly, ma per niente. Aveva tutti i capelli ricci, era più bassa, più inquartata, poi vedo che ha dei sandaloni, vedo che ha uno scialle, sembrava Irene Pappas, tutta nera, non c'entrava niente Grace Kelly. Arriva di fronte a me e dico: ma lei chi è? Mi scusi, ma la mia amica non è potuta venire, mi ha mandato a me. Come non ha potuto venire? Ma si va a venire così? Cioè, io ho capito la considerazione che avevano nei miei riguardi. Ma facci te questa cosa? Ha mandato la sua amica. Cioè, non era portare un pacco, era fare una parte da co-protagonista. Avevo deciso fra loro. No, perché anche io faccio la scuola del piccolo. Ma cosa me ne frega se lei fa la scuola del piccolo? Ma adesso lei esce da qui, adesso chiamiamo l'avvocato, facciamo una causa, perché non... Io capivo che veramente nei quali della mia truppa l'immagine che era decaduta completamente, avevo fatto la figura da niente, una che mi trattava così. Vada fuori per favore, non posso rimanere. No, lei non può rimanere qui. Ma solo a vedere, no, lei non può vedere niente, fatelo uscire, per favore, posso rimanere a Ferrara o può rimanere finché le pare? Ma non dentro la chiesa. Esca, esca, esca! Esce. E noi riprendiamo a girare, io ero furioso, furibondo, fino a quando a un certo punto questi miei altri registi mi dicono: guarda che lì fuori, come lì fuori, non è andata via, c'era un bar. Era seduto un tavolino del bar, non andava via, è passata tutta la giornata, era già autunno, era freddo a Ferrara, la nebbia, hanno spento i neon, hanno incatenato i seggiolini, i tavolini, e lei è rimasta lì. E noi dovevamo finire di girare la giornata, mica potevo tenere lì dentro ostaggi per più di 8 ore, 10 ore, dovevamo uscire. E dico: vabbè, basta, andiamo in albergo. Apro la porta e la vedo lì. Dico: vieni, vieni qua, vieni, nonno, vieni, 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 vieni. Cosa c'è? Allora, tu sei convinta che io sono un grandissimo coglione, è vero? No, sì. Tu sei convinta che io sono un grande coglione e hai ragione, perché io sono un grande coglione, perché questa parte te la faccio fare. No, sì, perché sono un coglione, te la faccio fare, perché mi fai pena, perché sei rimasta lì tutto il giorno
adesso vai in albergo e in sartoria, date il copione. Ha fatto un urlo da pazza, di gioia. Io non so se aveva ucciso l'amica, cazzo che sono fatto, però era lì, aveva preso la parte. Questa cosa, le aveva dato la parte. Sono in macchina, portano via. La mattina dopo la devo affrontare sul set, truccata, in costume, pronta, a memoria, la parte. Dico, guarda che oggi andrà male, perché non sei tu, mi dispiace, ma non riesco a immaginarti. Comunque, vabbè, non proviamo, dai. Allora giriamo subito. Pronte? Cioè, le doveva fare una scena, lei con una vecchia attrice. La vecchia attrice aveva poche parole, poi la tirata era tutta la sua. Motore, azione! La vecchia attrice dice la sua battuta. E poi parte lei. E mentre lei comincia a recitare, succede una cosa misteriosa, che io sento per la prima volta la verità. Io sento per la prima volta che c'è qualcosa di assolutamente inedito nel mio cinema, che è la verità. Lei stava recitando le mie battute, quello che io avevo scritto, rendendole bellissime. Io dicevo, cacchio, ma come ho scritto? Era lei. Avevo i brividi, avevo la pelle d'oca, e tutti in un silenzio pazzesco, tutta la troupe ascoltarla, incantata. A un certo punto finisce. Si gira, io devo dire stop. Avevo il magone, non riuscivo a dirlo, ma lo stop. E loro, tutta la truppa ha applaudito, tutti. Non era mai successo che una truppa applaudisse, mai. Sono avvicinato, gli ho preso le mani, erano ghiaccio, e tremava. Gli ho strette e ho detto, ma sei bravo. Ma come ti chiami? Mariangela Melato. Domani, cioè, volevo ricordare a tutti il nuovo appuntamento, il quarto appuntamento, su Archivi e Fotografia, con Claudio Argentiero e Pino Bertelli. Grazie.